Benvenuti a un nuovo approfondimento di Large Movements dedicato all'Afghanistan. Siamo oggi in compagnia di Syed Asnain, il presidente di UNIRE e membro del gruppo degli esperti della Commissione europea per migranti e rifugiati, che si occupa di dare appunto pareri e raccomandazioni sulle politiche migratorie dell'Unione. Siamo qui con lui per fare un po' di per darci un po' di aggiornamenti da quella che è la situazione sul campo, ma anche la compagine diplomatica insomma, che si sta delineando nell'ultimo periodo. Inizierei subito, Syed, senza perdere altro tempo, chiedendoti un po' di aggiornamenti dal campo, quindi che cosa sta succedendo ultimamente negli ultimi giorni in Afghanistan, perché abbiamo visto che l'attenzione dei media nazionali sta un pochino scemando su quella che è la situazione, pertanto vorremmo noi di Large Movements continuare invece a mantenere i riflettori puntati su quella che è appunto la situazione, il dramma della popolazione afghana, perché ovviamente non è di certo finita con il dispiego delle truppe da parte di Biden. Pertanto ti chiederei se hai appunto qualche informazione di quello che sta succedendo giù. Grazie Martina e grazie anche per il Large Movement perché spesso diciamo, assicurate un spazio opportuno per i diretti interessati, no? Per poter parlare delle questioni che riguardano direttamente tutti noi rifugiati e sulla questione dell'Afghanistan, per cui coinvolgere anche le voci degli afghani. Gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'Afghanistan, come ben sappiamo, i talebani dopo la caduta di Kabul hanno detto che la guerra è finita, per cui hanno annunciato che la guerra in Afghanistan è finita, però purtroppo poi non sono passati pochi giorni e già hanno cominciato, no? La guerra, il combattimento, l'assalto è cominciato su Panjshir, perché ovviamente lì, diciamo, quasi tutta la popolazione tagiki a questo gruppo etnico appartiene, poi storicamente un territorio che ha fatto la resistenza sia contro i russi durante l'invasione sovietica e successivamente anche nel governo del regime precedente dei talebani. I talebani non c'erano mai riusciti a occupare quel territorio, per cui il combattimento va avanti da tutte le parti hanno ammesso che ci sono state anche le perdite, no, durante questo combattimento, però ovviamente sarà difficile per i talebani, perché è una zona montagnosa, una valle che per poter entrare bisogna passare da uno stretto che, diciamo, dall'intorno ci sono le montagne, per cui conoscono bene molto gli stessi abitanti, residenti di Panjshir, quella zona, per cui per i talebani non sarà facile in qualche modo occupare quel territorio, però ovviamente d'altra parte hanno interrotto sia l'elettricità e poi anche il passaggio dei materiali di base, no? Per esempio il cibo, eccetera. Il combattimento va avanti lì, stessi diciamo, abitanti e residenti di Panjshir hanno annunciato che loro combatteranno fino all'ultimo per poter fare la resistenza e non si arrenderanno mai. E poi tutto ciò accade nel completo, in qualche modo, silenzio della comunità internazionale, perché l'hanno abbandonato fisicamente, per cui hanno lasciato il territorio, però non c'è neanche la possibilità, non si danno da fare per poter anche in qualche modo fare pressione sui talebani affinché devono smettere, no? A bombardare, perché ovviamente ci sono anche civili cittadini in quel territorio. Si sentono le voci anche da altri territori dove c'è la maggioranza di altri diciamo, gruppi etnici, per esempio Hazara o Uzbeki, che ci sta diciamo, una qualche modo resistenza per poter in qualche modo riprendere il territorio, però ancora non c'è la conferma. Quello che vorrei anche qua far uscire che talebani in qualche modo ci sono diverse regioni, poi l'Afghanistan lo conosciamo molto bene, è diviso tra i diversi gruppi etnici, alcune province proprio sono abitate da un determinato gruppo etnico, e però purtroppo adesso con i talebani loro vogliono imporre, mettere un governatore che è di un altro gruppo etnico. Questo anche avrà delle conseguenze.
E soprattutto, per esempio, ieri guardavo in un territorio dove in questi 20 anni la maggioranza della popolazione di quella provincia sono in qualche modo impegnati per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo del territorio, per cui tanta gente è istruita, però adesso è arrivata un governatore dei talebani che non riesce neanche a comunicare nella lingua dari, per cui non ci riesce neanche a comunicare, fa fatica a parlare con la popolazione. Questo è quello che succede sul territorio. Cerchiamoci Ovviamente, amministrarlo. un altro fatto che è successo ieri, sappiamo molto bene che l'altro ieri c'è stata la prima, in qualche modo, dimostrazione, la manifestazione delle donne a Herat. Poi ieri c'è stato anche il seguito a Kabul, ci sono state le donne che, per poter proprio chiedere i diritti di base, cioè accesso all'istruzione, accesso al lavoro, la libertà di uscire, proprio per questi diritti di base sono usciti, hanno alzato la voce. Ieri purtroppo un cameraman che era legato proprio a questo movimento delle donne, mentre faceva le riprese, è stato colpito da un talebano che si trovava vicino alla manifestazione. Oggi pure è stato il seguito di questa manifestazione, perché le donne, i numeri sono, diciamo, un numero piccolo, però hanno il coraggio per poter parlare per la propria, diciamo, libertà. E quello che purtroppo, se andiamo a vedere, è mancata sia nel governo precedente che sia nella comunità internazionale. Per cui è veramente da apprezzare il coraggio di queste donne che, malgrado che sanno che c'è il terrore, che il regime dei talebani lo conosciamo molto bene, malgrado tutto, la paura e il rischio concreto che esiste per loro, escono per strada e chiedono la libertà e chiedono i minimi diritti per un essere umano, per esistere. Anche oggi sono stati, diciamo, lanciati lacrimogeni da parte dei talebani, c'è stata anche l'aggressione, e purtroppo hanno cercato di disperdere i manifestanti, Le quasi donne. tutte le donne, sì, purtroppo. Queste sono le ultime notizie. In più, per quanto riguarda alcune persone con cui sono in contatto, che ovviamente alcuni nel governo precedente avevano delle incariche importanti, per esempio giudici, avvocati, e purtroppo adesso sono nascosti e vivono sotto il terrore, perché hanno davvero paura della persecuzione, perché adesso piano piano, ovviamente, se andiamo a vedere anche la faccia di Kabul, il volto si sta cambiando, perché hanno già rimosso, ha coperto tutte le immagini delle donne che si trovavano al pubblico per strade di Kabul, e poi in più c'erano degli slogan, alcune immagini, diciamo, in qualche modo, che rappresentavano la libertà, e purtroppo sono state coperte, hanno messo le frasi, lo slogan proprio dei capo dei talebani. In più, ovviamente, sappiamo molto bene, hanno annunciato che nel governo, nelle incarichi importanti, non ci sarà nessuna presenza delle donne, per cui un'esclusione totale delle donne dalla politica. Infatti anche ieri uno delle slogan che le donne per strade, diciamo, gridavano, era proprio quello della accesso alla proprio partecipazione politica delle donne. Noi condividiamo in pieno il discorso del cioè, dicevi, del grande coraggio di queste donne, anche perché quello che mi viene in mente è che, trattandosi ovviamente di gruppi piccoli di manifestanti, è ancora più semplice poi per i talebani individuarle e eventualmente mettere in campo tutta una serie di azioni per poterle, virgolette, silenziare, diciamo così. Per cui veramente su questo è chapeau a loro. Per quanto riguarda il discorso della compagine governativa, voglio ricordare anche che i talebani avrebbero dovuto comunicare la compagine di governo ieri, però per ora, proprio anche complici queste proteste e la voglia dei talebani ancora di essere visti dall'Occidente come aventi un nuovo volto e più democratico e quant'altro, ora stanno. La sensazione, quantomeno degli esperti, è quella che stanno cercando di guadagnare un po' di tempo per trovare delle soluzioni diplomatiche, virgolette, che tengano l'Occidente a bada.
Questo lo vedremo nei prossimi giorni, quello che effettivamente sarà, ma già la cosa che ci hai raccontato sui governatori che vengono messi in regioni, governatori talebani messi in regioni dove la maggioranza è una minoranza etnica e dove non parlano neanche la lingua della stessa regione, non ci fa ben sperare in quella che potrà essere l'inclusività di questo governo tanto millantato dai talebani. E a proposito, mi voglio anche riagganciare perché per quanto riguarda questa, diciamo, è la situazione sul campo che stiamo vedendo essere sempre più drammatica, nel senso di purtroppo sta confermando tutte quelle che erano le paure che la comunità afghana aveva sin dal primo giorno e che ha sempre manifestato e ha sempre tirato fuori anche durante la manifestazione dove siamo andati in qualità di Large Movements, è venuto fuori da tutte le parti, il fatto di non dover credere, di non credere alle promesse dei talebani perché questa era solo una maschera. Bene, stiamo vedendo che effettivamente sono bastati 3 giorni di assenza delle truppe occidentali a far precipitare ancora di più la situazione. Quindi, di certo è che l'Unione Europea e la comunità occidentale si devono muovere in un altro modo se vogliono effettivamente aiutare la popolazione afghana. Quindi ti chiederei a tal proposito, e soprattutto in qualità appunto di membro della Commissione europea per migranti e rifugiati, quali sono le linee guida e le raccomandazioni che voi state dando all'Unione? Ricordiamo anche che tu, in qualità di presidente di UNIRE, hai coadiuvato noi di Large Movements per la stesura dell'appello con le nostre proposte di apertura diciamo, di canali legali dal Pakistan e diciamo, di un dialogo, di stimolare un dialogo con i paesi confinanti. Quindi volevo un attimo appunto da te sapere quali erano le raccomandazioni proprio che sono state portate in Unione, se ci sono stati dei feedback dalla Commissione in tal senso. Sì, perché noi come Unire, anche Coalizione Europea dei Migranti e dei Rifugiati, che siamo più presenti a livello europeo, di cui sono membro fondatore, abbiamo subito dopo diciamo, la caduta di Kabul nelle mani dei talebani, e poi ovviamente anche le conseguenze sulla popolazione, abbiamo chiesto di urgenza un incontro con Ylva Johansson, no? Alto commissaria. Della Commissione europea. Loro sono stati, diciamo, disponibili perché lei ha dato disponibilità per avere una conversazione telefonica con Coalizione europea dei migranti e dei rifugiati. Il nostro collega Anila Noor, diciamo, ha avuto la chiamata e telefonata con Ylva Johansson. Le raccomandazioni che noi abbiamo portato, perché ovviamente in questo momento purtroppo non, quello che un po' ci fa capire è che non, gli stati europei purtroppo non hanno in qualche modo diciamo, sviluppato, non hanno imparato dal passato, dalla crisi del 2015 purtroppo, per cui alcuni paesi, alcuni stati membri sono stati di nuovo in panico perché ovviamente che dobbiamo essere di nuovo lì in qualche modo ad affrontare un nuovo esodo dei, diciamo questa volta, dei rifugiati afghani verso l'Europa. Per cui l'approccio che c'è da parte di alcuni stati membri è ovviamente quello di chiudere le frontiere esterne, aiutare i paesi limitrofi dell'Afghanistan, per cui lasciare in qualche modo, perché ovviamente adesso non si può parlare proprio dell'idea, no? Di quel slogan, diciamo, famoso, quello di aiutarli a casa loro. Per cui non c'è questa possibilità perché c'è un regime da cui, diciamo, la gente cerca di fuggire. Per cui noi abbiamo portato la raccomandazione, quella di mettere pressione sui paesi limitrofi, i paesi vicino all'Afghanistan, per esempio Pakistan, Tagikistan, Iran, perché loro devono aprire le proprie frontiere, perché la gente purtroppo l'operazione di evacuazione si è conclusa, per cui tantissime persone, anche cittadini europei, cittadini occidentali, collaboratori, attivisti sono rimasti bloccati, non hanno la possibilità, no, di
di poter uscire via aereo, per cui l'unica possibilità è quella di scappare, fuggire, recarsi nei paesi limitrofi, come diciamo è successo anche nel mio caso, che sono stato in Pakistan, e poi da lì ovviamente non dare, diciamo, come l'unica alternativa a quello che è successo a me, che devo andare in Iran con i trafficanti, poi dall'Iran verso Turchia, cioè affrontando tutti i pericoli, perché ovviamente sono trafficanti, ma anzi bisogna dare la possibilità alle persone in fuga di in qualche modo ricollocarsi in via proprio legale attraverso un corridoio umanitario, visti umanitari alle persone, soprattutto le persone che hanno i familiari laggiù. E questa, diciamo, è una raccomandazione che abbiamo portato, quindi aprire le frontiere e in più anche dare la possibilità di una via legale sicura per le persone di ricollocarsi nei paesi occidentali. In più abbiamo anche chiesto di condividere la responsabilità, no? Con i paesi limitrofi per quanto riguarda proprio questa crisi. E in più ovviamente noi il 27 agosto abbiamo avuto anche un webinar, un incontro che è stato poi in diretta Facebook con diversi attivisti, soprattutto le donne afghane che si trovano in Occidente, che sono preoccupati per le proprie familiari. Anche io ero presente in quel webinar. Abbiamo portato anche lì delle raccomandazioni, perché la comunità internazionale ha la responsabilità, perché sono stati coinvolti in questo conflitto, per cui hanno la responsabilità morale e etica per poter sostenere quella gente che oggi purtroppo vivono sotto il terrore, che non hanno, si sono trovate all'improvviso sotto un regime e non hanno avuto neanche la possibilità di fuggire, perché poi ovviamente l'evacuazione era un'operazione limitata e anche per un numero limitato delle persone. Per cui non bisogna aspettare di più, non bisogna soltanto aspettare che cominciano le persecuzioni. Stiamo, diciamo, in qualche modo assistendo all'ultimo, alle ultime, diciamo, testimonianze, perché piano piano ci sarà il silenzio totale sul territorio. Già in alcuni territori non sentiamo nulla, soltanto a Kabul poche persone che in qualche modo hanno il coraggio di denunciare, no? Che hanno il coraggio di uscire per strada e anche chiedere, diciamo, i diritti di base. Tra un po' ci sarà anche il silenzio, perché ovviamente non daranno la possibilità a queste persone, altrimenti magari faranno del male a queste C'è persone. anche una spiegazione del perché queste persone ancora riescono a parlare a Kabul e magari non nei contesti più rurali, perché mi immagino che a Kabul per ora ci sia ancora un'attenzione da parte della comunità occidentale ancora abbastanza forte e quindi, virgolette, sono tutelate in un certo qual senso per quanto riguarda la sicurezza. Nelle aree rurali è un po' quello che è diciamo, l'anteprima di quello che succederà da qui a poco tempo, poi effettivamente quando l'attenzione della comunità internazionale si affiorerà ancora di più rispetto a quello che stiamo vedendo. Un'ultima raccomandazione che Ah, abbiamo sì. condiviso è quella dei paesi europei e paesi occidentali, a tutti quei rifugiati, denegati afghani che, diciamo, non hanno avuto lo status di rifugiato, la protezione sul proprio territorio, devono riesaminare le loro richieste di asilo, perché ovviamente adesso la situazione in Afghanistan, il paese di origine, è cambiata totalmente, per cui le persone devono avere la possibilità di in qualche modo anche riesaminare le loro richieste di asilo sulla base degli ultimi sviluppi nel paese di origine, in Afghanistan. Mi Sì. sembra molto giusta questa raccomandazione, soprattutto nell'ottica delle notizie che continuano ad arrivare di alcuni dei paesi europei, come abbiamo anche sottolineato nell'appello insieme, che continuano a fare rimpatri verso l'Afghanistan, barra abbiamo visto le notizie dall'Ungheria dove iniziamo a costruire muri, per impedire appunto ai profughi, di arrivare, ma ricordiamo che da lì è proprio il punto dove normalmente gli afghani transitano per poter entrare in Europa, quindi sostanzialmente è un blocco, totale nei confronti della popolazione afghana. In alcuni paesi occidentali, per esempio l'America, poi successivamente Inghilterra e poi anche l'Europa, hanno sì,
dichiarato che non riconosceranno diciamo, il regime dei talebani come il governo, no? Questo, diciamo, è un passo importante, per cui bisogna insistere su questa, diciamo, posizione e soprattutto bisogna giudicare i talebani sui fatti, non su quello che dicono. Per cui questa è una notizia che almeno in tutto, diciamo, in questa crisi, in tutta questa situazione di sconforto, è un sostegno per diciamo, noi afghani che non ci sarà un riconoscimento rapido dei talebani da parte dei paesi occidentali. Lo vedremo poi se effettivamente sarà così dopo il G20 come cosa, però effettivamente le dichiarazioni per ora sono quantomeno queste sono positive da parte appunto dell'Unione. Ma appunto ti volevo chiedere, queste sono state le proposte e le raccomandazioni che avete portato. Quando il tuo collega è riuscito a parlare con la commissaria, qual è stata la posizione dell'Unione? Sono state immagino accolte? Si sono spinti a darvi dei feedback oppure si è trattato solo di una comunicazione appunto delle richieste? Sì, noi abbiamo portato le nostre raccomandazioni e ovviamente quello che è stato espresso da parte della commissaria è che alcuni stati membri sono in panico e hanno in qualche modo questo approccio di aiutiamo i paesi vicini dell'Afghanistan per poter lasciarli lì. Per cui la crisi diciamo, deve essere gestita da questi paesi. Questo purtroppo non è un approccio giusto perché ovviamente dopo l'accordo che è stato fatto nel 2016 con la Turchia ha reso più fragile e vulnerabile la stessa Unione Europea perché è diventato come un ricatto, no? Le persone che rischiano la vita bisogna dare la protezione attraverso una via legale, una possibilità sicura alle persone, non dirle, ah, facciamo arrivare loro in paesi vicini e lo facciamo gestire pagando loro, perché ovviamente, diciamo, in questi giorni io sono in contatto con i miei familiari in Pakistan, sono le persone, soprattutto le minoranze, che arrivano al confine e non c'è la possibilità per poter attraversare, perché hanno proprio chiuso il confine. Stiamo parlando di tutte persone che proprio come requisiti di diritto internazionale hanno quasi tutti, avrebbero diritto alla qualità di rifugiato, quindi proprio per la situazione che si sta spaventando al momento nel loro paese d'origine, quindi a maggior ragione è una richiesta quella di intervenire in Pakistan soprattutto per la riapertura super legittima da un punto di vista di diritto. Esattamente, sì. Quindi la commissaria in qualche modo ha detto che noi siamo anche c'è la disponibilità per accogliere i punti di vista dei rifugiati, gli attivisti che da anni e anni diciamo, hanno esperienza perché già sono stati nella procedura di asilo. Per cui, infatti, uno dei punti che è stato in qualche modo emerso è che durante il nostro webinar che abbiamo avuto il 27 di agosto, dovevamo anche fare un report e condividere il report di questo webinar con la Commissione. Sulla base di quello, in qualche modo, avrebbe come raccomandazione, avrebbe anche aiutato la stessa Commissione europea per portare le voci delle diaspore. Questo è molto importante, credo che sia un'apertura da parte della Commissione da sottolineare come comunque positiva, perché chiaramente l'accogliere, diciamo, il cercare di prendere raccomandazioni da chi effettivamente, come giustamente dicevi e come purtroppo anche tu hai dovuto esperienziare sulla tua pelle, vivere sulla tua pelle, appunto raccomandazioni da persone che hanno già fatto l'esperienza migratoria. Soprattutto con i trafficanti, ma sapendo quella che è la realtà diciamo, dei talebani in questo caso, probabilmente no, sicuramente è la strada migliore per cercare di trovare una soluzione reale e non semplicemente di facciata a quella che poi sarà la crisi dei rifugiati che già si sta comunque delineando, perché come ci hai raccontato benissimo te, essendo chiusa la frontiera immediata, che è quella con il Pakistan. Già da adesso, nei posti di frontiera ci sono i trafficanti che stanno lavorando ed è l'unico modo per uscire dal paese. Quindi
Io ti volevo innanzitutto ringraziare per questi aggiornamenti, ma soprattutto per questo punto di vista, virgolette, politico-diplomatico della comunità di rifugiati e migranti e diaspora che avete portato anche all'Unione. Noi condivideremo anche questi materiali che ci stavi dicendo e ci stavi raccontando, perché ritengo che sia utile che tutta la società civile abbia la contezza di quella che sia la posizione della popolazione afghana, che sia sul campo, che sia fuori, in Europa, in America o ovunque essa sia. È fondamentale che noi impariamo da voi a capire quali tipi di raccomandazioni poter spingere per i nostri governi nazionali. Quindi sicuramente noi ci rivedremo varie volte nel tempo, perché purtroppo avremmo avuto tutti piacere che ci sarebbero stati incontri per altri motivi, magari un po' più positivi, però purtroppo la situazione è quella che è. In un'assenza assordante, direi, dei media su questo, è giusto che chiunque di noi può, in Occidente, può creare un canale di megafono a quelle che sono le richieste, a quelle che sono le situazioni, a quello che agli aggiornamenti, dobbiamo farlo. E quindi io ti ringrazio per il momento a nome di Large Movements, e ci rivedremo e speriamo appunto di riuscire a costruire delle proposte insieme, lavorando insieme, che possano essere effettivamente poi accolte dalla Commissione tramite il vostro gruppo in Commissione europea. Grazie mille, Sied, e ci rivediamo presto. Grazie a voi e buon lavoro, buona giornata.